Cari telespettatori, buonasera e benvenuti nella nostra nuova puntata. Stasera è specialissima perché abbiamo due importanti ospiti di cui tutti gli va a finire, anche Maurizio Costanzo mi la domandai. Abbiamo qua Dino Maciocci, il nostro regista della compagnia teatrale Il Proteo. Buonasera. E la cosa? Fabiana. Ecco, ogni tanto mentre smette con un'altra attrice. Sì, un'altra attrice, mi fa la parte principale, vecchio. Sì, vabbè, sono sempre da rompiscale. Siamo qui del Proteo, vi ricordate, vero? Ma come fa giusto smentegare di noi altri? Stasera, come che vi dico, abbiamo cambiato location. Siamo passati da Staia a Stei. Siamo tornati nel grembo che c'è già partorio, l'Eden che c'è già ispira. E fin dal primo vagito, con i suoi frutti prelibati. Insomma, siamo qua per presentare il nostro ultimo lavoro, che presto vedrai nel vostro programma preferito. Per carità, sì, buttare tutto sull'umido. Metto in casa una moglie e una suocera, se meglio che buttare tutto sull'umido. L'uni passa l'umido, moglie e suocera via dai parcari. Come dico, se il presentatore sarebbe amico, ecco. Enoteca Bella Vita, a Conselve, un'enoteca dedicata prevalentemente alla vendita di vini. Abbiamo tantissime etichette italiane e un po' anche internazionali, anzi parecchie, un po' da tutto il mondo. Siamo un'enoteca di riferimento nella zona e un posto dove venire ad assaggiare molti tipi di vini diversi, a prendere anche qualche cicchetto, qualche spuncetto particolare, e un posto molto conviviale dove stare in compagnia, dove fare gruppo, stare insieme. Accogliamo, ci piace accogliere gruppi di persone, come anche allo stesso tempo coppie o comunque insomma persone che hanno voglia di passare un momento conviviale assieme. Sì, Skei, sì, tutto. Però che vuoi anche un fiato di sostanza, Tose, un fiato di sostanza. Perché, scusami, la sostanza non te che è mia, no, perché adesso baruffiamo anche te, viso. Sì, quest'anno abbiamo questa nuova commedia, Il Zenero di Mezzenero, una commedia brillantissima in tre atti di Stelio Vianello di Chioggia. Una commedia dove parla di un personaggio, Enrico Penso, che sono io, che con la sua scrittura e le sue canzoni crede e tenta di guadagnare qualcosa, ma alla fine non ci guadagnerà mai niente, ma farà solo diventare matto la moglie, l'ex moglie, e la suocera e l'ex suocera. Una commedia molto brillante, tra poco la vedrete anche in TV, quindi divertitevi perché è molto spassosa e piena di imprevisti. Devo portare a tomare anche qua in trasmissione che fermo i quattro, che ne fermo quattro, siamo a no, arrivo a portare qua perché si deve fare le carte per portare in casa di riposo. Ah, meglio. Sì, Emiliano, allora scusami, e poi posso dire, ragazze, rispetto alle suocere, ragazzi, mi raccomando, rispettate le vostre suocere. Ma cosa dovuto rispettare? Io faccio la parte della Santina, sono una suocera, la suocera di Enrico e di Aldo, sono due generi che non mi vanno a genio tutti e due, e così alla fine vengono schiaffeggiati da me, perché sono un po' irruente, sono una suocera un po' irruente degli anni di una volta, che per fortuna nella realtà non sono proprio così. E purtroppo, guarda, che imparai cosa vuol dire vivere in casa con una moglie e una suocera come Ea e Somare. E uno che non fa un cavolo. E avanti pure. Non dire altro. Nel genere de Misenero, interpreto l'Angela, che è la prima e la seconda moglie, quindi la prima di Enrico, la seconda di Aldo. E sì, faccio una parte un po' così, un po' bisbetica, una ragazza che vuole solo i schei, un po' lontana da me. Ecco, spero che vi piaccia. Quando me nonna aveva l'osteria, ti chiamava, vien qua gigetta mia. Io sono Diego e in sta commedia qua faccio l'intrattenitore, verso a commedia, dopo fra un atto e l'altro e faccio un fiatin da ridere, diciamo, no, a gente. E sono arrivato da poco in questa compagnia che mi tira dentro, un po' attore, un po' intrattenitore, mi diverto tanto perché diciamo che il battimani del pubblico, i sorrisi del pubblico è una roba che non apprezzo, per cui mi gratifica tanto. Mi piace il vivo con la Luganega, Marietta dammela per carità, Marietta dammela per carità, Marietta dammela per carità. Io nella commedia sono Marietta, che è la cameriera, e ha una relazione, diciamo, un po' tipo di astio con signor Enrico, che è appunto il padrone di casa.
Sono l'ultima arrivata nella compagnia, nel senso che sono entrata a far parte di questa compagnia a settembre del 2021. Prima ho avuto esperienze di altri tipi di teatro, soprattutto teatro per bambini. Che lei ingombrante fa l'artista Ancaeo. Ciao a tutti! Mamma, che lavoro! L'artista, se arriva il maestro della pittura. Faccio parte del Paolo, una commedia. Questa commedia faccio una parte di un tonto, uno che non capisce niente, un pochettino rimbambito, diciamo, sempre attaccare le donne di che altri. Questa bella compagnia qua, se abbiamo conosciuto per caso, è una sagra, che mi ha domandato se volevo provare questa guarda che mi fa recitare, fare, brigare, non so fare niente, non ho memoria, e mi ha detto, vieni, prova. E là in poche parole si può dire che mi so ciavà, perché ormai dal 2014 che faccio parte e mi trovo abbastanza bene. Faccio la seconda moglie di Enrico, il protagonista, e la mia giornata comincia bene con un po' di regali, insomma con delle belle sorprese, ma poi durante appunto il proseguo verrò un po' sconvolta da diversi avvenimenti, ma insomma poi alla fine tutto è bene quel che finisce bene e devo dire che si ride un sacco. Prova anche lei. Ma da dove via da Parigi sta? L'ho inventata io! Oh, però! Sì, fare teatro secondo me fa bene, è divertente, aiuta a superare i propri limiti, anche ad entrare un po' in empatia con gli altri, perché appunto dovendo interpretare un ruolo devi fare qualcosa magari che non ti è tanto congeniale, quindi aiuta a superare i propri limiti, ecco, questo credo che sia la cosa migliore. E poi aiuta anche l'ascolto, perché devi stare attenti agli altri, dietro le quinte ci aiutiamo, aiuto a vestire le persone, ci aiutiamo anche per sapere quando dobbiamo uscire, insomma, fuori al momento giusto, e quindi aiuta anche a collaborare, ecco, secondo me fare teatro è una cosa divertente ma anche molto formativa da un punto di vista personale. Sì. E questa sarà Bessa di classe, per me era embriago con questa gaffosa. Il teatro per me è stato un toccasana. Vi dico in dialetto perché mi viene meglio. Allora, pochi mesi fa io ho avuto un ictus. Sono stata presa un tempo, diciamo, però quando ero là che non avevo la mente che parlava, la madre che non, la mano che non si muoveva, pensavo, la mia mente però c'era tutta e pensavo, ma avuto che non mi venga in mente una parte di un teatro che per me sia vita, avuto che non venga, che vada ancora in scena di recitare. E questo, cari, mi dà una forza vitale, che dopo 48 ore, 72 ore di malattia sono ritornata più forte di prima. E io auguro a tutti e io consiglio a tutti, fate il teatro che da mente ringiovanisce a mente il corpo e tutto. Sì, 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 non ho paura. Ah, sì. E invece... Bene, adesso andiamo a presentare la forza lavoro della nostra compagnia, perché senza di loro è difficile costruire e montare tutto uno spettacolo, e abbiamo Andrea Acqua, il nuovo arrivato, presentati. Allora, io sono Andrea e sono qui, sì e no, da pochissimo, e aiuto qui Gabriele con al momento sistemare le luci, i microfoni e soprattutto scaricare il camion, che allestire un set del genere non è per nulla facile. E bene, ed ha ragione, perché a volte è veramente molto faticoso a seconda dei teatri. Abbiamo il nostro tecnico, mi sposto di qua, audio e luci, da un po' di anni ormai con noi, e senza di lui e comunque senza anche Andrea saremmo veramente in difficoltà, che è Gabriele Bergamasco. Presentati, caro. Buonasera, sono Gabriele Bergamasco, sono tecnico audio e luci per la compagnia dal 2017-2018. Ho iniziato a fare tecnico audio e luci dopo una chiamata a pranzo, dopo scuola, di Dino. Ecco, io voglio precisare, a pranzo, non dopo ombre.
se mangiava, non se beveva, giusto? Giusto, giusto. E poi passiamo alla nostra attrice di punta che è da un po' di tempo, vabbè, diciamo che è un po' fuori, è in panchina, ma tornerà infortunata. Infortunata, ma tornerà molto presto. Patrizia Sarti è una nostra, la punta del trapano, dico io, che sfonda. Presentati, ma comunque. Allora, sono Patrizia, sono momentaneamente in infortunio, ma tornerò molto presto e non vedo l'ora di ritornare con questa banda di matti perché il teatro mi piace. E qui siamo con Giuseppe Giannopolo, ok? Sì. Ho detto bene, sì, esatto. Che fa parte della compagnia anche lui da tanti anni, in tanti ruoli va anche a coprire ruoli quando ci manca degli attori di punta, lui va a coprire quegli attori. Va a finire, niente, finisce tutto in allegria. Ah, boh, ben quinto. E ora se tutto finisce in allegria, se meglio che mi assemo alla tutta la nostra allegria, oh, e che godi sta commedia stupenda. Ciao a tutti.